Capitolo 62. Paolo obbedisce allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo disse all'Apostolo Paolo di recarsi a Gerusalemme. Gli disse che sarebbe stato messo in prigione, ma Paolo non era spaventato. Amava il Salvatore e voleva fare quello che gli aveva detto lo Spirito Santo. Paolo salutò i suoi amici e disse loro che non li avrebbe rivisti mai più. Gli esortò a vivere il Vangelo e a obbedire ai comandamenti di Dio. Li ammonì a non dare ascolto alle persone che avrebbero provato a insegnar loro cose non vere. Paolo disse loro anche di amarsi e di curarsi gli uni degli altri. Si inginocchiò e pregò insieme a loro. Tutti piangevano. Quando Paolo partì per Gerusalemme, lo accompagnarono alla barca.